Ed eccoci qua, noi rientriamo qua in studio, sempre qui a Terza Pagina Magazine, ancora un ringraziamento per il battezzo, un libro per te, conduce Anna Silvia Angelini, Daniela Salveri qui con noi, veramente meravigliosi, complimenti, meravigliose, complimenti, tanto bene. Allora, intanto sempre un saluto per la Fusion, Collaboration e non solo, fra i Radio TV, un saluto alla grande Ghezzi, un saluto alla grande Francesco, tutti i nostri podcast e poi li ritroverete sul Fly Radio TV. Allora, oggi riprendiamo sempre qua colonna portante di Terza Pagina Magazine, ritorniamo sul mondo dello spazio comics con la rubrica colonna portante Duckwood e dintorni. Io do il benvenuto in primis a Stefano Bidetti, SCLS Magazine. Buonasera Alessandro, buonasera a tutti. Buonasera, grande Stefano. Qui la rubrica Darkwood e dintorni è diventata a tutti gli effetti una realtà, quindi abbiamo ricevuto un sacco di messaggi e situazioni di collaborazione e non solo, e noi pian piano le andremo, come si dice, a capare, tanto per, perché poi ci confronteremo poi dietro le quinte con te. Complimenti ancora per tutto. Io lascio a te la parola per l'ospite d'eccezione di oggi. Prego Stefano. Ringrazio Alessandro, allora buonasera a tutti di nuovo. Oggi abbiamo sicuramente un ospite d'eccezione. A te piace Alessandro usare spesso la parola icona, io più che la parola icona parlerei di un punto di riferimento e adesso spiegherò perché. Abbiamo con noi Mauro Boselli. Ciao Mauro. Buonasera a tutti. Salve. Buonasera Mauro. Mauro Boselli, sotto l'intervista c'è una scheda che fa capire a chi ancora non lo conosce di chi stiamo parlando. Io ho parlato di punto di riferimento, Mauro, perché obiettivamente ormai da anni lo sei per quanto riguarda buona parte del fumetto italiano, no? E soprattutto quello Bonelli, Tex Zagor. Che è buona parte del fumetto italiano. Effettivamente sì. Infatti. Senti, allora, intanto Darkwood e dintorni è una rubrica che è nata sull'onda dei 60 anni compiuti da Zagor lo scorso anno, però in realtà punta ad allargare il campo non solo sugli altri fumetti Bonelli, ma un po' sul fumetto in generale. Oggi con te possiamo parlare del personaggio più famoso del fumetto italiano, sicuramente il più antico, anche se sembra una brutta parola, ma invece in questo caso è una parola che dà valore, e anche di uno storico incontro, e poi vediamo di che cosa parliamo. Intanto però cominciamo a inquadrare la situazione, ti faccio la prima domanda. Tu dalla tua prima attività in redazione poi sei diventato uno dei più prolifici e obiettivamente più abili, fammelo dire, sceneggiatori di storie. Era ciò a cui pensavi fin dall'inizio? Beh sì, non nella vita magari io volevo scrivere, avrei potuto scrivere anche libri d'avventure, ma sai, non era, a quei tempi non andavano tanto forti i libri d'avventure italiani, neanche i gialli sono nati dopo, per cui alla fine ho puntato verso i fumetti. Ho fatto di tutto nella vita, ma ho avuto la fortuna, devo dire, ancora in tenera età, di conoscere Gianluigi Bonelli, eravamo amici di famiglia, io ero di casa e sono stato suo assistente. Diciamo, questo mi ha aiutato dal punto di vista per darmi il via, perché in realtà io ero appassionato di fumetti e avrei scritto qualsiasi cosa. Però alla fine il mio destino era Tex e quindi sono arrivato a Tex. E non è stato facile, non è che ho avuto una strada privilegiata, semplicemente ti dico, questa era una spanne, essere a Milano, conoscere i disegnatori, gli autori eccetera, certamente aiuta. Aver letto i fumetti fin da bambino, perché li conoscevo a memoria Tex fin da quando avevo 5 anni. Immaginiamo, poi lo si vede da come lo scrivi. Senti, tu sei famoso appunto per essere molto prolifico, capace di portare avanti infinite storie contemporaneamente. Beh, l'anno scorso sono diventato il più prolifico della casa editrice, ho superato purtroppo, devo dire, mi dispiace, il mio maestro Gianluigi, perché ho superato anche lui in quanto a produttività, non so come mai, semplicemente sono molto veloce, sì, scrivo diverse storie contemporaneamente, più di 15 contemporaneamente, ma ogni 10 giorni una, 10, per un giorno 10 pagine di una, il giorno dopo 10 pagine di un'altra, così. Però alla fine devo dire tutto torna, non faccio riesci a tenere comunque tutto in piedi, questo è da mi diverte, e questa è la ricetta, credo, il fatto che io mi diverta e che quando mi annoio su una storia passo ad altra, e quindi la storia è sempre abbastanza interessante, perché io scrivo solo quando lo trovo, quando mi viene un'idea buona, quando mi viene un'idea vincente. Posso sempre ripassare su una storia che in quel momento mi piace di più. Quindi alla fine tutte, diciamo, si sostengono abbastanza. Benissimo. Senti, come vivi la responsabilità di gestire un'icona appunto della storia del fumetto come Tex?
Ma sai, non ci sto tanto a pensare, cioè quando la prima volta che ho scritto una storia importante per Tex più di 20 anni fa, quindi il passato di Carson era la mia prima storia importante, mi era stata affidata da Decio Canzio, io avevo scritto il soggetto ovviamente, beh lì sì avevo qualche problema, mi ero arenato a pagina 100, mi ricordo, e quindi era un'estate afosa e mi sono messo allora a scrivere una storia di Zagor per lo stesso disegnatore, cioè Carlo Raffaele Marcello, e quella storia era L'esploratore scomparso, altra storia che è diventata abbastanza famosa per quanto riguarda Zagor, quindi io e Marcello quell'estate contemporaneamente abbiamo scritto due delle nostre storie migliori. Quindi alla fine, no, la responsabilità non la sento, vado via, so che conosco questi personaggi e quindi sono abbastanza tranquillo, io mi diverto a scrivere, quindi penso che i lettori si divertano a leggere, molti di loro effettivamente dicono bene delle mie storie, quindi sono contento quando mi scrivono o mi dicono questo. Questo lo posso confermare da lettore. Tra l'altro stai parlando di due storie che sono due pietre miliari dei due personaggi, assolutamente. Ti posso dire che stiamo per ripubblicare in una serie che ho ideato io stesso, che a cui tengo molto, che sono le grandi storie Bonelli, che ospiteranno anche storie di Nizzi, di Burattini, di altri autori, di Castelli. Ma intanto stiamo per ripubblicare Gli Invincibili, un'altra storia mia di Marcello. Ho messo oggi su Instagram qualche pagina degli Invincibili e ho avuto decine di risposte di ragazzi che mi seguono, che dicono che questa storia per loro è stata fantastica, e questo mi fa solo piacere. Benissimo. Senti, la domanda che seguiva per me era quale per storia... Per ragazzi intendo persone anche che hanno 60 anni, perché gli autori di Tex sono sempre ragazzi. Ragazzi, assolutamente. Certo. Assolutamente. Senti, la mia domanda era quale storia fra tutte quelle che hai scritto in assoluto ti ha dato maggiore soddisfazione, non so se mi hai già risposto in realtà. Ma voglio dire, è chiaro che questa storia che abbiamo citato, Gli Invincibili, mi piace molto, è molto complessa, parla di irlandesi, del Messico, però credo che sia Il passato di Carson o forse anche L'esploratore scomparso, perché sono in fondo le due storie che mi hanno aperto la strada nei due personaggi della Bonelli che amo di più, cioè Tex e Zagor. Bene, bene. Senti, passando un attimo al team up fra Tex e Zagor, appunto, dello storico incontro, secondo te sarebbe stato possibile immaginare l'effettiva realizzazione di questo incontro senza la testata Tex Wheeler, quella nata recentemente? No, come ho scritto ho scritto in più parti che effettivamente secondo me non sarebbe stato possibile, perché Tex e Zagor sono separati da una 30 anni, appartengono a due generazioni diverse, quindi senza avere la testata di Tex giovane, che come sai esiste da 4 anni, eccetera eccetera, non sarebbe stato possibile, e quindi me ne sono reso conto appena abbiamo lanciato il primo numero che l'incontro si poteva fare, e da pochi mesi dopo l'ho messo in cantiere, non ho aspettato un secondo, e ho deciso anche di dare seguito a due storie famose mie e di Marcello Andreucci che erano rimaste senza un finale, quindi questo non sarà il solo team up, ne sto già scrivendo un'altra insieme a Piccinelli, che è il disegnatore, e in questo team up ci saranno anche Chico e Kit Carson, ti avverto. Benissimo, quindi diamo già questa anteprima per chi ancora non lo avesse capito che ci sarebbe stato un seguito. Esatto. Senti, tu scrivi sempre storie molto ricche, hai qualche difficoltà a gestire poi i finali? Ti piace comunque lasciare aperti alcuni filoni, vero? Allora, ti assicuro che in genere cerco sempre di far ritornare tutto. Tiziano Sclavi, un altro dei tanti maestri del fumetto che ho frequentato e da cui ho carpito segreti, diceva una cosa, diceva quando si apre una porta in una storia, quella porta poi bisogna ricordarsi di chiuderla. Quindi io se apro una sottotrama o metto in campo un personaggio, in genere quel personaggio è utile o farà qualcosa nel corso della vicenda, quindi non sarà completamente inutile. Quindi alla fine sì, tutti i fili tornano, perché è un segreto particolare. Il mio stile di scrivere è faticoso, perché quando riprendo in mano una storia che ho abbandonato anche settimane prima, io mi rileggo tutto quello che ho scritto in precedenza, ogni volta, ci perdo anche 2 ore, prima di mettermi a scrivere, in modo da ricordarmi ogni singolo dettaglio. E da quei dettagli posso trarre nuove idee per proseguire. Questi lettori se ne accorgono, perché in genere loro criticano certe storie che, dove trovano buchi narrativi, con me di solito non succede. Senti, ma non facendo riferimento a buchi narrativi, però ogni tanto ti piace invece lasciare aperto un filone che poi magari riprenderai il successo? Adesso non so cosa ti riferisci, non capita spesso in Tex, è capitato in un paio di occasioni soltanto, perché Tex deve avere una chiusura, una closure, invece capita più spesso in Dampir, che è la mia storia horror,
perché lì è moderna, la faccio io, posso fare quello che mi pare. Ed è capitato qualche volta in Zagor, perché in Zagor è sempre esistita l'idea della continuity blanda in certi cicli di storie, lo stesso Sergio Nolitta, cioè Guido Nolitta agli Sergio Bonelli, lo faceva. Quindi quando io e Burattini abbiamo fatto la famosa seconda odissea zagoriana, che parte con l'esploratore scomparso, eccetera, eccetera, abbiamo fatto le trasferte in Africa, in Sud America, abbiamo sempre messo una continuity per cui le storie avevano un seguito. Ok. Beh, certo, voglio dire, le idee non mancano, perché se tu prendi in mano una di queste serie, sia che sia Zagor, sia che sia Taxi, che sia Dampier, ci sono sempre un sacco di personaggi, un sacco di possibilità narrative inesplorate. Certo. È facilissimo intervenire e fare nuove storie. Senti, hai mai provato il desiderio di poter direttamente tu dare seguito alle storie che immaginavi, disegnandole? No, beh, è impossibile, perché non so disegnare. Cioè, no, per essere so, un sogno fantastico. È più facile immaginare che possa dirigere in un film, quello lo potrei fare, ma non si fa, perché ognuno fa un solo mestiere nella vita, generalmente. Ma disegnarle proprio, guarda, non ti consiglio di vedere i miei disegni. Li facevo da bambino. Non mi riferivo alla possibilità di farlo, cioè ti chiedevo se ti era mai venuto così il sogno. Sì, allora, sì, diciamo, però così, guarda, assolutamente a me piace scrivere, l'idea di disegnare non mi prende assolutamente, però la mia regia è sempre molto molto dettagliata. Quello che tu vedi è quello che io ho immaginato generalmente, quando il disegnatore mi segue, quando siamo in sintonia, ciò che capita 9 volte su 10. Quindi, hai capito? Io a volte sì. L'altro giorno, le pagine che mi ha dato Piccinelli, lui mi ha portato il layout di queste pagine 2 giorni fa. Io ero convinto di averle già viste, tanto ero già sicuro di com'erano. Le riconoscevo, ho detto, ma non è la prima volta che le vedo, ma le ho pensate esattamente così. E le ho descritte esattamente così, e lui è in sintonia con me, come lo era Marcello, come lo è Fonte, e così via. Ti posso riportare la testimonianza dei disegnatori che mi raccontano che le tue sceneggiature sono perfette, perché non lasciano appunto nessun dubbio su come possano essere disegnate. Quindi, diciamo che qualcuno di loro, anche tra quelli bravi, che hanno giustamente diritto a dirlo, a volte questo crea qualche attrito, perché loro vorrebbero cambiare un'inquadratura, un'impostazione, eccetera, non si accorgono che così facendo tutta la scena si sfilaccia e devono poi rimetterci mano. Invece, se seguono la sceneggiatura, come gli dico sempre di fare in me, tutto va liscio e non perdiamo tempo. Ma succede mai che un disegnatore ti dà un'idea che magari non avevi pensato e che tutto sommato... Succede molto di rado, credo sia successo un paio di volte, certo, ma non è una cosa frequente, ma non c'è neanche il tempo. Non stiamo facendo un lavoro prettamente artistico, ma un lavoro artigianale, produttivo, voglio dire, sinceramente non c'è il tempo in me. Alla Bonelli generalmente chi conduce la storia, almeno era così in passato, è lo sceneggiatore, perché è lui che ha il polso della situazione, evidentemente. Se non sei un autore completo, fai sia testo che disegni, il testo viene sempre prima dei disegni, è ovvio. Certo. Senti, ancora ti viene ancora ogni tanto il desiderio di dar vita a un personaggio ex novo, titolare però, intendo, di una propria testata? Ed eventualmente, ma guarda, quale? Realisticamente non è possibile. Già faccio fatica, cioè ormai è una certa età, sto facendo, come forse sai, una serie parallela di pochi numeri che ho iniziato con Stano e che continuerò con Maio, che è una storia inventata nel 700, all'epoca della guerra di indipendenza americana, e mi costa molta fatica, anche se ne esce uno ogni 2 o 3 anni, perché evidentemente, dovendo scrivere Zagor, anche Zagor ogni tanto, ma soprattutto Tex e Dampier, ho già molta carne al fuoco e molto molto da seguire. Sono quasi, diciamo, un forzato della penna, capito? O della macchina da scrivere, come vuoi dire, cosa che io uso abitualmente più del computer. Peraltro è un doppio Tex, perché comunque devi garantire l'uscita di 2 Tex, sì, esatto, inediti, perché c'è Tex. L'hai notato, sono tre, ecco, no, sono 3 personaggi praticamente. E poi ci sono gli speciali, perché in questo momento sto scrivendo una storia breve per il Tex Color, una storia breve per il prossimo magazine e così via, e sto scrivendo anche quelle serie lì. Mamma mia. Senti, a te piacciono le storie lunghe, l'avevamo già accennato prima, no? Secondo te possono rappresentare un rischio rispetto al lettore meno affezionato? Allora, le storie lunghe sono una caratteristica della Bonelli, per cui in Tex e Zagor, dagli anni 60 in poi, sono graditissime. Quindi quando è uscita la mia quadrupla, adesso che non ritengo neanche una delle mie più riuscite, però è piaciuta abbastanza, quella con Bruzzo, ambientata nell'Artico, la gente
i lettori fedeli sono andati in visibilio. È chiaro che i lettori moderni direbbero è troppo lunga, ma i lettori moderni in genere non sono, ahimè, i lettori texani. Quindi le storie lunghe piacciono ai lettori di Tex e Zagor. Negli altre serie invece non si fanno quasi mai. In Dampier esiste una sola storia in 4 numeri e in genere sono 1, 2, ma uno in genere, no? Voglio dire, non Andy Van Dog, idem, non esiste la tradizione. Ma per Tex e Dampier, per fortuna, per Tex e Zagor, scusa, si possono fare lunghe saghe, sono quelle che i lettori apprezzano. Io ci sguazzo perché posso fare storie complesse con intreccio, cioè con tante trame che si intersecano e alla fine arrivano al finale. Però devo dire che mi diverto anche a fare storie sintetiche ed è per questo che ho, diciamo, ideato insieme a Marcheselli, l'ex direttore, le due collane incartonate alla francese, le storie brevi, che sono un altro tipo di storia, no? Anche quella divertente da raccontare. Senti, ma secondo te Tex riesce ancora a catturare qualche lettore un po' più giovane, un po' nuovo? Sì, Tex Willer l'ha dimostrato, perché anche se i numeri non sono pari a quelli della serie regolare, però si avvicinano, diciamo, non tanto si avvicinano, ma diciamo che è un grande successo. Io purtroppo non ho la possibilità di dirti i numeri perché mi è stato, cioè ufficialmente non si può fare per richiesta editoriale. Però ti assicuro che va molto bene, che nessun'altra serie degli ultimi 15 anni è arrivata a questi numeri, e quindi tra loro ci sono anche dei ragazzini, perfino dei ragazzini che mi scrivono. Quindi sì, qualcuno, ma si tratta di singole persone. Tu devi immaginare che se vai in una scuola attuale, in una classe di una scuola attuale, sia delle medie che delle superiori, beh, quelli che leggono fumetti sono mosche bianche. Ma forse in una classe intera può non essercene neanche uno. Purtroppo lo sappiamo. Stefano, entro in gamba tesa, 3 minuti. C'ho un'altra domanda, sì, un altro paio. Una domanda un po' retorica, Mauro, lo so, la risposta la sappiamo, però quando elabori una storia tu riesci a visualizzarla già tutta prima di cominciare a sceneggiarla oppure cambi qualcosa in corsa? No, la storia, come potrei avere in mente 400 pagine di una, 400 dell'altra, 100 di un'altra, quando ne faccio 15, quando ovviamente no. Ho un'idea dell'inizio, ho un'idea del proseguo vaga e in genere, ma non sempre, un'idea per il finale. Il resto si crea strada facendo. Non esiste mai un soggetto. Benissimo, benissimo. Quindi inventiva pura. Senti, allora ti faccio l'ultima domanda così non sforiamo i tempi. Quando scegli un nuovo disegnatore per le testate di cui sei responsabile, a cosa punti? Beh, punto all'aderenza sua al soggetto che dobbiamo realizzare. Per esempio, dovendo scrivere ora 2 storie brevi, una per Mephisto e una per Moristo, che usciranno in 2 magazine consecutivi, ho scelto 2 disegnatori noir, uno è Bocci, gli altri sono i fratelli Cestaro, quindi capisci, devo usare i disegnatori che hanno la caratteristica adatta a quella storia lì. Se voglio una storia di grandi spazi, scelgo Font, scelgo un disegnatore che è bravo a fare la natura, quindi e via, così. Certo. No, ma mi riferivo eventualmente a un nuovo disegnatore, non già usato. Cioè, per nuovi disegnatori, guarda, ne abbiamo tantissimi a cui dar lavoro, che già sono con noi, certo, ne arrivano di nuovi, ma non è così frequente perché siano bravi, perché in questo momento, specialmente sul West, è difficilissimo conoscere qualcuno che conosca la grammatica del West e l'armamentario del West. Ok, allora Mauro, io ovviamente non posso che ringraziarti, sei stato, a parte veramente sintetico ed efficace nel dare tutte le risposte alle domande che ti abbiamo fatto, e quindi grazie veramente. Io ti comincio a salutare, adesso do la parola a Alessandro per i saluti ufficiali e io ti ringrazio. Grazie a te. Io ringrazio veramente, un'icona, come abbiamo detto e hai detto già in apertura. Io gli strappo la promessa di ritornare qui con noi come secondo appuntamento. Oggi è stato il battezzo di questa icona, Stefano. Io lo ringrazio, dottor Mauro Boselli, veramente con tutto il cuore. Se non mi chiamate più icona, vengo di sicuro. Benissimo, allora non è più un'icona. Non è più un'icona. Meraviglioso, meraviglioso. Stefano, grazie ancora. Dal Chiudo dei Dintorni, vabbè, ha preso la sua scia, ha preso la sua autostrada. E niente, noi ci sentiamo sempre dietro le quinte come sempre. Grazie a Stefano Bidetti e alla prossima. Grazie ancora a Mauro Boselli. Grazie ancora. Arrivederci. Grazie Mauro, grazie Alessandro, arrivederci.